È stata presentata la 31esima edizione del premio Borsellino con tutti gli appuntamenti che ci saranno all'Aquila nel 2023. Un premio che arriva in città e che sarà sostenuto dal Comune con l'Associazione Società Civile. Alla conferenza il sindaco Pierluigi Biondi, Leonardo Nodari, delegato del premio, la presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo Roberta D'Avolio, il procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila David Mancini. Il premio Borsellino prevede una serie di eventi che culmineranno ad ottobre, quando sarà consegnato il premio. Due gli appuntamenti di gennaio, il 23, la presentazione del libro del magistrato Catello Maresca, il 27, data che coincide con la giornata della memoria, l'auditorium del parco ospiterà Fabrizia Francabandera, presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, e Luigi Guerrieri, avvocato e storico, oltre ad alcuni attori del Teatro Paolo Grassi di Milano, interpreti di letture teatrali di Primo Levi, scrittore superstite dell'Olocausto, e di Edith Brooke, scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e testimone della Shoah ungherese. È un privilegio e un onore poter ospitare per la prima volta un'edizione del premio Borsellino all'Aquila, la 31esima edizione. È un premio importante che, la cui presentazione fra l'altro cade proprio all'indomani di questa straordinaria operazione condotta dalla Procura di Palermo e realizzata dai Carabinieri del Rosso, la cattura del latitante più pericoloso d'Italia. È un premio importante perché si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, che fa conoscere i protagonisti di una stagione complessa, non superata, anche se meno cruenta, e che insegna soprattutto a diventare buoni cittadini e a fare fronte comune contro ogni tipo di criminalità organizzata. Il 14 dicembre scorso, alla presenza del generale dei Carabinieri Angelo Pellegrini, comandante della sezione antimafia di Palermo dall'81 all'85, uomo di fiducia dei giudici Falcone e Borsellino, che ha portato a compimento le più importanti indagini nei confronti di Cosa Nostra, si è svolta all'Aquila, come si ricorderà, la cerimonia di disvelamento dell'opera itinerante Il Sorriso, omaggio a Falcone e Borsellino. L'opera resterà all'Aquila per tutto il 2023. La D'Avolio ha commentato anche il recente arresto di Matteo Messina Denaro. La notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro è una notizia che veramente segna un momento fondamentale nella lotta alla mafia per il nostro Stato, e il fatto che si dia così alta risonanza a questo evento fa sì anche che i giovani possano venire a conoscenza, i ragazzi, spero e auspico che anche nelle scuole questo possa essere argomento trattato, e perché la mafia e le organizzazioni criminali in generale costituiscono una piaga della nostra società che ancora non è del tutto estirpata. Certo, un arresto importante quello di Matteo Messina Denaro, perché è stato arrestato l'ultimo degli stragisti, con riferimento alle stragi che accaddero nel 92 in particolare.